Quando ero bambina, sognavo spessi aperti e cercavo di immaginare come sarei stata da grande. A volte mi sembrava di essere un'acrobata famosa, applaudita da una folla entusiasta. Poi mi vedevo nelle vesti di madre felice di 4 ragazzi e 4 bambine, e tutti esattamente dell'età di 4 anni. Col passare degli anni, mi vedevo in una sala meravigliosa a danzare con un principe di un paese straniero. Il poverino era disperato perché avevo rifiutato di sposarlo. Ma io avevo le mie ragioni. Ero già fidanzata a un giovane e brillante deputato. Facevo anche altri sogni. E in tutti ero affascinante, coraggiosa e amata. Sono tutti uguali, svaniscono all'improvviso. Ci si può svegliare e ritrovarsi, come accadde a me quel giorno in settembre, a dover ricominciare la propria vita, in luoghi dove non si è mai stati, per fare cose che non si sono mai sognate, sforzandosi di nascondere la propria paura. Ehi! Buongiorno. Salve, è lì che vado io. Dov'è che vai? Ma lì, guardi! La quercia è la mia scuola. Bene. Vieni a sederti qui. Grazie. Come ti chiami? Kevin. Kevin Ellison Clark. Il terzo. Mio padre è il secondo. E lei? Jane Stewart, la prima. Lieto di conoscerla. Grazie. E stai viaggiando solo? Sì. Lei no? Sì. Ma tu sei più giovane di me. Ho 10 anni e 10 mesi. Mia mamma invece non viaggia mai sola. Si porta presso il babbo. Ti piace la tua scuola? No. Ah? Non lo so neanch'io. Ma cos'è che non ti piace? Gli insegnanti? Sono un branco di idioti. Tranne un paio, forse. Sì, in fondo quei due sono bravi figlioli. Ah, è così. Hai mai avuto per insegnante una donna? Una donna? Ci mancherebbe altro. Le maestre sono tutte arpie. Lei è la madre di qualche allievo? Io sono un'arpia. Oh. Avevo letto che la scuola era circondata da incomparabili bellezze naturali e dotata di attrezzature modernissime. Ciò nonostante non ero affatto preparata a ciò che vidi. Giorno di visita dei genitori oggi. Ah sì? Vuole aiutarci a intrattenerli? Certo. Questi sono 3 dei suoi allievi. Ecco la nuova maestra. Buongiorno, ragazzi. Lei vada pure via qui, lo porto io nel mio alloggio. Oh, grazie, davvero gentile, grazie. Beh, arrivederci a presto. Un'insegnante donna. Sai che risate. Cerco il professor Barrett, mi puoi indirizzare? È nel suo studio, signora. Grazie. Le ricordo che fu proprio lei, Hargrave, a suggerire ad assumere una maestra. Ma non una qualsiasi. Senta, gliel'ho già detto che ci è stata fortemente raccomandata. Dai suoi amici, Kensington Matthews. Signor Hargrave, se il lavoro di Miss Stewart non sarà soddisfacente, lo sostituiremo. Deploro però questi suoi preconcetti. Oh, bene, bene. Salve. Sei comodi, prego. Lieta di vederla. Benvenuta fra noi, signorina. Grazie, professore. Desidero presentarle il signor Hargrave, direttore della scuola inferiore. Signor Hargrave, Miss Stewart. Molto lieto. Miss Stewart. Professore. Devo avvertirla che il signor Hargrave è piuttosto severo nell'esprimere le sue opinioni. L'ho già notato. Immagino abbiate da discutere di molte cose. A più tardi, allora. Con permesso. Si accomodi, Miss Stewart. Grazie. Hargrave è un insegnante molto quotato. Oh, abbiamo diversità di vedute, ma solo su questioni di dettaglio. Io sarei una questione di dettaglio. Sono certo che con il suo aiuto noi faremo cambiare idea al signor Hargrave. Farò del mio meglio. Ho assoluto bisogno di lavorare. Lo so. I Kensington Matthews mi hanno parlato della sua situazione. A proposito, ritengo sia meglio non dire che lei non ha mai svolto attività di questo genere. Crede? E perché raccontarlo? Imparerà andando avanti. Una cosa ancora. Ho detto a tutti che lei è signorina.
scusi, signore, la signora Carling e suo figlio sono arrivati ora. Ah, sì, sì, grazie, vengo subito. La signora Carling aiuta molto la nostra scuola e a lei che dobbiamo la nostra nuova piscina. Ecco, in queste note troverà descritti i suoi 12 allievi. Le lega con attenzione. Qui alla Quercia riteniamo che solo la disciplina plasmi il carattere. Questo è il regolamento, lo applichi con fermezza ma con giustizia. E ora le presenterò i genitori di alcuni dei suoi alunni. Durante il tè mi presentò ai Kirklands che avevano offerto il dormitorio, ai Marlowes che avevano offerto le stalle per i cavalli e agli Elliots che avevano donato i cavalli. Conobbi anche altri che non avevano dato nulla. Poi il professor Barrett mi accompagnò nella sala riunioni. Come avrete certo osservato, è entrato a far parte del corpo insegnante per la prima volta un esponente dell'altro sesso, la simpatica e graziosa Miss Jen Stewart. E ora in piedi canteremo insieme l'inno della scuola. Sera, schede alla mano, feci la conoscenza dei miei 12 piccoli uomini. Vieni, vediamo. Ah, tu sei Tim Johnson, vedi? Sì. Hai la musica nel sangue, vedi? E come? Bravo. Ora basta, hai fatto abbastanza pratica per stasera. Da bravi, ragazzi. Fate silenzio e andate tutti a letto, eh? Anche tu. Tu avanti. Lo porti sempre giorno e notte? Ah, certo. Coraggio, Jimmy, a nanna ora. Omero Curtius. Omero Curtius. Luogo di nascita, Londra, Inghilterra. Primo della classe. Scarse attitudini sportive, tendenza a criticare la scuola. Correggerlo. Michael Elliott, alquanto prepotente. Correggerlo. La famiglia ha donato i cavalli. James Tracy Travers, normale nello studio, contegno a tavola e modo di esprimersi riprovevole, indisciplinato. Correggerlo. Attenti ragazzi, ragazzi! Conoscete tutti il regolamento, è proibito parlare alle sospette. Ecco il mio giornalino! Ma sei lì! Smettetela! Preti, tornate a letto, avanti! Tutti e due, su, andiamo, via! E basta, ho detto. Voglio più sentire il minimo rumore, intesi? Ed ora... spegnere. Ho detto spegnere. Silenzio, fate silenzio. Basta chiacchierare, è ora di dormire. Siamo intesi? Bene. Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ve l'avevo detto che è un'arpia. Non per niente una donna. Tutte le donne sono streghe. Specie se sono insegnanti. Avanti. Mi scusi, signore. Che c'è? Mi si è sfilata dal pigiama. Ebbene? Me ne stavo buona a letto e a un tratto è scappata fuori. Così, da sola? Credo di sì. Stavo per addormentarmi quando me ne sono accorto. Signore! Signore! C'è qualcosa nel mio letto! Nel tuo letto? Una bestia viva, è orribile! Una cosa viscida che mi si è attaccata ai piedi! Ehi, un momento, un momento. Non c'è nulla nel tuo letto, Jimmy. Lo sai bene, anch'io lo so. Quanto a te, Michael, cambiati il pigiama e che questo non accada mai più. Adesso tornate a letto e non muovetevi più fino alla sveglia. Buonanotte. Così avevo affrontato la mia prima esperienza. Con fermezza ma con giustizia, come raccomandatomi dal direttore.
E tu, che cosa vuoi? Oh, io ho mal di ventre. Oh, mamma mia, non ne posso più. Ti senti la febbre? No, ma certi dolori. Dove ti fa male? Forse qui, così, sul lato destro? L'appendicite. Oh, no, signore. Mi fa male dappertutto. Oh. Mi ha preso così, a un tratto. Oh. Sa come succede? Sì, sì, me lo immagino. Fa vedere la lingua. Ah, ma devo avere il rimedio che fa al caso tuo. Forse basterebbe un bel bicchiere d'acqua, credo, per rimettere tutto a posto. Per il mal di ventre ci vuole ben altro. Non vorrà darmi una purga, eh? Olio di ricino? Oh, no, è troppo forte. O un po' di magnesia, forse? No, no, non occorre niente. O anche il bicarbonato sarebbe... Ora va meglio, sì, va molto meglio. Infatti, ora sono guarito. Bobby? A che scopo sei venuto qui? Gliel'ho detto, avevo mal di ventre. Ma non hai voluto medicine? Cosa volevi? Forse volevo solamente... non lo so, niente. E in tal caso credo sia meglio che tu torni a letto. Sì, signore. Avere diritto a dormire ora. Sì, signore. E niente chiacchiere con gli altri. Sono venuto a vedere se ha bisogno di qualcosa. Oh, ma è davvero gentile e non... Ha notato quanti mali saltano fuori il primo giorno di scuola? Già. Nessun ragazzo però ammette che è solo nostalgia. Nostalgia? Oh. Oh. Allora stava fingendo. No, Bobby, no. Gli manca molto sua mamma. Sua madre però non sente la mancanza di Bobby. Capisco. Stavo per prendere un caffè. Vuol farmi compagnia? Grazie. Senta, i ragazzi insistono a chiamarmi signore. Forse col tempo cambieranno, pensa? Oppure lei ci si abituerà. Oh, il caffè. Santo cielo. Ne è rimasto ben poco. Non importa, io non ne prendo. Si serva lei. Oh, allora? Le piace il suo alloggio? Abbastanza comodo per lei? Ecco, francamente non mi aspettavo un salotto così grande e un pianoforte e tutto per me. Mi spiace deluderla, ma questa è la sala comune. I suoi 12 allievi la divideranno con lei. Il piano è per loro. Vedo che ha già avuto le schede personali. Sì, mi serviranno molto. Dia retta a me. All'inizio non sia troppo severa. I ragazzi non sono degli automi, specialmente questi. In più sono qui perché i loro genitori non vogliono occuparsene. Si tratta purtroppo di una specie di abbandono legale. Naturalmente questo complica i problemi dell'insegnante. Secondo un vecchio detto popolare, chi non riesce altrove si dà all'insegnamento. Cosa ha spinto lei a insegnare? Credo sia meglio parlarci chiaro, signor Hargrave. Nell'ultimo anno di università feci l'assistente, ma da allora, confesso, non avevo più insegnato. E i Kensington Matthews lo sapevano raccomandandola? Io non ho l'abitudine di dire bugie. Sono stata assunta in prova per il periodo di un anno. O finché non troverà qualcosa di meglio, non è così, signorina? Non sono signorina, sono la signora Stewart. E se le può interessare la storia della mia vita? Mio marito è morto pochi mesi fa e quando morì eravamo separati. Un momento, non le ho chiesto la storia della sua vita. Né io le ho chiesto la sua simpatia. Ci terrei molto a riuscire in questo lavoro. Non posso permettermi il lusso di fallire un'altra volta. Pronto? Sì, sono Stewart. Ah, Miss Downing? Ah, Miss Downing. Sì, è qui. Pronto? Stavo per chiamarti, sono stato occupato finora. No, Barbara, non posso, te l'avevo già detto. È il primo giorno di scuola. Sì, d'accordo. Allora domani sera. Dunque, signor Hargrave, come la mettiamo? Per insegnare ci vuole abilità, esperienza e abnegazione. Io cercherò di aiutarla, il resto sta a lei. Farò del mio meglio. Questa non è la miglior scuola del mondo. Ma non è certo la peggiore e può essere migliorata. Beh, buonanotte. Buonanotte. Un uomo severo nei suoi giudizi. Ora capivo ciò che aveva inteso dire il direttore.
Il mattino seguente il mio addestramento continuò. Apollo la inseguiva veloce come il vento. A un tratto ella inciampò e cadde. Giaceva in preda al panico. Cosa? Panico. Silenzio, silenzio. Panico, caro, e non panico, e significa paura, terrore. A un tratto ella inciampò e cadde. Giaceva in preda al panico. Nella mitologia si narra... Ragazzi, ragazzi, silenzio, fate silenzio! Si dice mitologia. Ne conosci qualche personaggio? Sì, beh, signore, ecco, veramente, vede, io molti, ma... Io sì, li conosco. Sentiamo. La medusa, con i serpenti sulla testa invece dei capelli. Chiunque la guardasse era trasformato in pietra. Ma bravo, Omero. Molto bene. Che c'è, Dev? Le piacciono i serpenti, signore? Beh, non in particolare. Andiamo avanti ora. Oltre la medusa ce ne sono tanti altri. Certo, ci sono tutti gli dei. Marte, Mercurio, Giove e Giunone. E poi le loro tre figlie. Come si chiamano le tre? Grazie. Prego, si immagini! No! Silenzio, ragazzi! Fate silenzio! Silenzio! Tutto bene, signorina Stewart? Oh, sì, grazie, professore. Ecco, ci eravamo indugiati su un banale gioco di parole, ma temo che si sia andati un po' oltre. Un po' di svago ogni tanto fa bene. Sono sempre esuberanti nei primi giorni e nei loro giochi manifestano la loro natura selvaggia. Bene. Buon lavoro. Kevin, non fare il pagliaccio e torna al tuo posto. Non ho fatto niente. Kevin, avvicinati. Sì, signora. Andiamo, scrivi sulla lavagna. Non farò più il pagliaccio in classe. Avanti, scrivi. Dobbiamo studiare. Non dobbiamo perdere stupidamente del tempo. Io sono qui per insegnare e voi per imparare. E non intendo che... Basta, basta. Kevin, torna al tuo posto e scrivi, non farò più il pagliaccio in classe 100 volte. Ehi, non è giusto. Che cosa è questo? Non faceva niente. Schiavi tu, schiavi 500 volte. 500, ci vorrà un secolo. E speriamo che basti, inizia a scrivere numero ogni frase. E se farete altro chiasso punirò tutti indistintamente. La campana, signore. L'ho sentita, grazie. Andate pure. Resta tu. Ah, no, signore. Adesso abbiamo lezione d'equitazione. Tu no. Torna al tuo posto. Oh, che scalogna. Signore? Sì? Dovrebbe vedere la sella che mi ha dato papà. È tutta decorata con fiori e farfalle. E io non l'ho ancora provata, signore. Per oggi niente equitazione. Scriverai quelle frasi. Dovessi impiegarci tutta la giornata. Avanti. Sa dove l'ho trovato? Nascosto dietro la palestra.
Ma Alan, non dovevi essere al maneggio con gli altri. Grazie, signor Monsi. Prego. Grazie. Cosa c'è, Alan? Non mi interessano i cavalli, signore. Mi piacciono, ma non mi va di cavalcarli. Oh, non posso crederci, sai. A tutti i ragazzi piace cavalcare. A me no, dico sul serio, ho paura. Avanti, che sciocchezze. Torno subito. Ho paura. Certo che hai paura, tutti hanno paura la prima volta. Guarda, vedi questa corda? Io terrò un'estremità e cammineremo. Adagio, adagio. Così ho imparato io. Vuoi provare? Beh, proverò, signore. Così mi piace. Molto bene. Metti il piede nella staffa. Qua, tieni strette le redini, così. Forza, ragazzi, incominciate pure. Avanti. Ehi, niente galoppo, andate al trotto. Dov'è Kevin? L'ho punito per aver disturbato in classe. Ma anche questa è una classe, sa? Se lo desidera, gli ha dato. Se gli ha dato una punizione, no, deve scontarla. Avanti, ragazzi. $260, signore. Ora distribuiscono la posta. Aspetto una lettera, signore. Devo andare. Posso andare? Sì, allora posso andare? Ho scritto 260 frasi. Sta bene, puoi andare. Ma fra 10 minuti torna qui. Sì, signore. Allora prendo questo. È certo che non ci sia nulla per me, nulla dall'Europa. Mi spiace, Bobby, nulla. Fa niente, chiedevo così. Buongiorno a lei. Ah, buongiorno. Ne hai ancora molte da scrivere. Insiste su 500? È contro il regolamento. Coraggio, Kevin, al lavoro. Sì, signore. 352. Signore? Salve, ragazzi. Buonasera, signor Hargrave. Basta, Jeff, basta. Ho preparato i programmi per domani, ecco su. Grazie. Alan, vedo che ti reggi bene in piedi. Come va la schiena? Beh, stavo meglio prima. Hai la stoffa per diventare un grande fantino. Maestro, come andiamo? Piuttosto male, direi. Oh, troppo modesto. 353. Ho la mano stanca, per questo scrivo male. Ne hai ancora per molto? Devo arrivare a 500, finirò domattina. È solo una mia idea, si intende. Non credo si sia più applicato un provvedimento simile dal Medioevo in poi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signore. Va bene, ragazzi, basta, anche tu, Jeff, basta per questa sera. Grazie, signore. Sono quasi le 8, tutti a letto. Avanti, avanti, fate presto. Basta giocare, lasciate tutto come sta, andiamo. Muoviti tu, più tardi verrò di sopra. Lascia così ora, su. Avanti. Avanti, avanti, muoversi. Kevin. 357. Va bene, basta così. Ma non ho finito ancora. Lo so, basta, prendi la cravatta, puoi andare adesso. Davvero? Sì, va diritto a letto. E cerca di addormentarti subito. Tieni la giacca. Kevin. Sì? Fa niente. Va a letto. Grazie, signore. Ragazzi, credo che... credo sia opportuno che... No, non ci siamo.
Io mi auguro che in futuro potremo evitare certi malintesi e lavorare insieme da buoni amici. Anche i maestri sbagliano a volte. Io voglio bene, indistintamente, a tutti voi. E vorrei essere ricambiata. Nei giorni che seguirono, cercai ed ottenni qualche consiglio utile. Cerchi di prevenirli. Se le fanno domande cui non sa rispondere, usi l'enciclopedia. Questo gioverà a loro e a lei. Li faccia stare molto all'aria aperta. Organizzi gare a premio. Gare? Inculchi loro il rispetto per l'autorità, ma un'autorità mitigata da giustizia. Son certo che troverai in questi una guida eccellente. Nelle ore libere lavorai più io che tutti gli altri messi assieme. Perché non vuoi dormire, eh? Ehi, forse avrà fame. Può darsi che abbia sete. Gli animali sono per il 94% acqua, compreso l'uomo. Lo fai tenere un po' a me? Un secondo solo. Trattalo bene, io vado a prendere dei biscotti. Che hai, piccolo? Vuoi la mamma? Su, mangia. Ci sono le mandorle. Della marmellata? Ecco qui l'acqua. Attenzione, arriva la strega. Allora, che cosa succede? La cena non era abbastanza? Io avevo sete. L'uomo è per il 94% acqua. Se si tirasse fuori dal corpo umano tutta l'acqua che c'è e si mettesse in una pentola... Sì, lo so, Omero, ma scusa, prego. Vediamo. Ma bene. E questo da dove è uscito? Non sarà nato qui, eh? Allora, per l'ultima volta. Da dove è venuto? Bene? È del signor Hargrave. Uno dei suoi cocker ne ha fatti 5, bellissimi. Me l'ha dato il signor Hargrave? L'abbiamo preso in prestito da lui. Un cassetto non è il posto più adatto per una cuccia. Ho una capelliera io in camera e una coperta in più. Omero, trova una ciotola per l'acqua, non deve morire di sete. Prendi, Kevin. Lo possiamo tenere, signore? Beh, non vedo perché no. Sì, ma appartiene al signor Hargrave. Ah, non importa, gliene vado a parlare io, eh? Oh, grazie, signorina. Davvero, grazie. State buoni ora. Ma chi se l'aspettava? Sapete che penso? Le ha dato di volta il cervello. Sai, non sono abituata ad accompagnare i miei cavalieri a casa alle 10. Considerando i cavalieri che frequenti, la cosa non mi stupisce. Non ricominciare adesso. Che si fa domenica? Andiamo al lago? Ci penserò e te lo farò sapere. Telefonami ogni tanto, caro. Possibile che debba sempre venire io a cercarti? Buonanotte, Barbara. Ehi, Joe, pensami ogni tanto se ci riesci. Sì, ci proverò. Oh, mi scusi se la disturbo. Ero venuta solamente per riferirle una cosa, ma se non è il momento adatto ne riparleremo. Nessun disturbo. Lieto di vederla. Entri. Temo di essere un po' disordinato. Prende qualcosa? Un caffè, forse? No, no, grazie, niente. Io... Ah, ecco. Si segga. Di che si tratta?
Beh, se uno dei suoi cuccioli fosse scomparso, non faccia ricerche all'ufficio oggetti smarriti. Lo abbiamo noi e vorremmo tenerlo. Nel dormitorio? Sì, e se potesse darci qualche consiglio su come allevarlo, il genere di cibo? Dolente, ma non si può. Niente cani nel dormitorio. Ma io l'ho promesso ai ragazzi. Beh, li convinca che non è permesso, capiranno. Credo che sarà molto difficile. Per la verità non lo capisco neanche io. Se non sbaglio è stato lei a dirmi di non essere troppo severa. È vero, ma c'è sempre un certo limite. Vuol farsi amare dai ragazzi, bene. Però non li deve viziare. Viziarli? Troppa condiscendenza è peggio della severità. Vedo che comunque io mi comporti sbaglio. Se non le chiedo troppo, che cosa mi consiglia di fare, signor Hargreave? Direi loro di costruire una cuccia nella stalla, ad esempio. Direi che il cane è loro, che ne sono responsabili. Consiglierei loro una soluzione giusta, non una sciocchezza. Una sciocchezza. Capisco. Questa è l'opinione che si è fatta di me, vero? È inutile che io tenti. Domattina presenterò le mie dimissioni. No, un momento, io non intendevo... Buonanotte, signora Hargreave. Sì, Hargreave dirige le inferiori, è vero. Ma io sono sempre il preside. E chiarito questo punto, con il suo permesso, straccerò questa lettera. No, la tenga, la prego. Se il signor Hargreave vuole che io me ne vada... Ci sono alcuni argomenti sui quali Hargreave e io non siamo del tutto d'accordo. Uno di questi è lei, sembra. Dove mi porti, Kevin? A quest'ora dovresti essere a studiare. Devo mostrarle una cosa, venga! Guardi, cosa ne dice? Le piace, signorina? È molto bella. Guardi il tetto, architettura 900, eh? Lei è stata gentile, signore, a convincere il signor Hargreave a lasciarcelo. Sì. Ebbene, tutti contenti, eh? Allora, vogliamo completarla? Sono ragazzi al lavoro! Professoressa, cosa ha concluso col preside Barrett? Vi ha fatto cambiare idea, spero. Rimarrò, sì. Almeno per ora. Bene. Ha ancora da imparare lei, come tutti del resto. Ragazzi! Signore, guardi che sta per esplodere! Oh, santo cielo! Vuoi sentire? Sì, certo. La tartaruga sta benone. È pigra quasi quanto te. Abiti riguardo. Tanti baci, tua Nancy. Guarda che tartaruga ha fatto. Ehi, cosa c'è là dentro? Carme, le alleviamo. Questo è il signor Mangiatutto e questa è sua moglie. E quello che si agita è il primo figlio. Il nome scientifico è Tinea Pellionella. Piantala, quando ne avremo 500 le metteremo nell'armadio del direttore. Sì. Ah, sì? E perché? Gli mangeranno i vestiti, che scherzo, eh? Come scherzo, perlomeno interesse. Dopo dovrete pagargli i danni. Ah, già. Potrebbe costarci un sacco. Ma inoltre potreste mettergli una paura da morire. Trovarsi un mucchio di tarme nell'armadio impressiona quasi quanto un rospo nel letto. Credo che la miglior cosa da fare sia di aprire la finestra e lasciarle andare. Che peccato. No, non ci si può mai divertire qui dentro. Pronto? Sì? Da oltreoceano? Parigi? Per il signor Robert Lennox. Bobby? Pronto? Ciao, mamma! In persona! Niente, più o meno come l'anno scorso. Benone sto, solo ricevo meno lettere dai miei compagni di classe. La Riviera? E dov'è? Ah... Nemmeno per Natale, Dio. E non può neanche papà? No, non li aprirò fino a Natale. Va bene. Ciao, mamma. Ciao.
Allora, ragazzi, sono le 8. Tutti sopra a dormire. Svezzati. Ancora un po', signore, sto vincendo. Continuerete domani sera. Svelti ora, a dormire. E senza far chiasso. Bobby, non fare così. Da qui a Natale possono cambiare idea, forse. No, non credo. Non cambiano loro. Adesso è meglio che tu vada su con gli altri. Tra poco verrò su anch'io a trovarti, eh. Sì? Ho di nuovo il mal di stomaco. Oh, ti duole molto? Sì, signore, dei brutti crampi. Adesso vediamo se si può fare qualcosa. Ecco, stenditi qui allora. Ecco così. Fra poco tutto sarà passato. Non mi darà l'olio di ricino, vero, signore? No, niente olio di ricino. E neanche magnesia. Fa più male che bene. Ho qualcos'altro in mente. I sali, forse? No, questa volta qualcosa di diverso. E tutt'altro che cattivo. Sai cos'è che ti ha fatto male, penso? La galoppata di quest'oggi al maneggio. Avrai qualche strappo muscolare? Sì, lei mi ha visto. Se ti ho visto? Ma nessun altro qui cavalca bene come te. Andavo vero? Nessuno poteva tenermi testa. Solo il signor Hargrave. Sono fiera di te, Bobby, veramente. Ma ho anche avuto paura. Ma no, dice sul serio. Te lo giuro, se ti fosse accaduto qualcosa, non so, un incidente o che so io, ebbene, non so cosa avrei fatto. Vuol dire che se fossi caduto e fossi rimasto schiacciato... Oh, Bobby, non lo dire neanche. E tutti gli altri cavalli mi fossero venuti sopra calpestandomi. Oh, Bobby, basta. E mi avessero maciullato e ucciso. Oh, se tu continui così, io svengo. Scommetto che la mamma piangerebbe se morissi. Tieni, Bobby. Cioccolato caldo. Ti farà bene, vedrai. Eh? Non ti piace? Oh, sì, certo. A me piace tanto la cioccolata. Bene. Però, lei la fa davvero buona. Va meglio? Sì, non sapevo che facesse bene allo stomaco. La mamma me la fece una volta. Una volta? Davvero? Ero molto raffreddato. La preparò lei stessa e me la portò in camera. Oh, ma questa è molto più buona. Ah, mille grazie. Signore, non ha mai pensato a sposarsi lei? Ma certo, sì. Una volta. Quando sarò grande, sposato e avrò dei figli, rimarrò sempre con loro finché non saranno vecchi, sui 30 o 40 anni. Credo che sia un'ottima idea. E soprattutto a Natale. Fu a Natale che cominciai a cambiare idea nei riguardi del signor Hargrave. Per i ragazzi che avrebbero passato le vacanze alla quercia, Joe Hargrave organizzò le cose in modo perfetto, alla Far West. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love sent to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Vigilia, seconda vigilia, guardia di notte. L'angolo 2 è uguale all'angolo C perché alterni interni. I raggi vengono riflessi due volte. Quando entrano,
E poi quando escono? Guardate. Convergono in un punto, qui. Se questo è pugilato, io sono un vescovo. Tieni il sinistro più alto. 1, 2, 3. Sulla testa! Non guardate i piedi! 1, 2, 3. Con grazia, sempre. No! Mettetevi in fila. Anzi, sventi. Forse non ci crederete, ma la danza non è una forma di tortura. Verrà un giorno in cui vi accorgerete che saper ballare è necessario per... Che c'è? Non è necessario, signore, prima della pubertà. Come sarebbe a dire? È nato come una forma di corteggiamento il ballo. Ci faccia aspettare ancora... Oh, sciocchezze, Omero, sciocchezze. Rimetti il disco ora, per favore. Adesso incominceremo da capo e questa volta cercate di metterci un po' più di entusiasmo, eh? Su, vediamo. Pronti tutti con avanti il piede sinistro. Attenzione quando dirò tre, incominciate. Pronti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sta, sta, sta. No, Alan, l'altro piede. Senta, Miss Stewart, vogliamo dare loro una dimostrazione? Sì. D'accordo. Stavamo dando una dimostrazione.